Chiusa Rasponi. Situata quasi alla foce dei fiumi Uniti, la Chiusa Rasponi è strettamente legata al territorio di Arennate, utilizzata per le bonifiche, per colmata e per fornire acqua all'agricoltura. La storia della Chiusa ci riporta a un periodo in cui la lotta tra terra e mare era matrice quotidiana per la città di Ravenna. Fino ai primi del Novecento, i corsi fluviali della città non erano dotati di alcun sistema di sbarramento stabile per il contenimento e l'innalzamento del livello delle acque, per garantire il rifornimento idrico anche nei periodi di siccità. Venivano realizzate ogni anno delle opere mobili, solitamente posizionate nel periodo estivo e successivamente rimosse. Questo tipo di attività fu adoperata anche in prossimità della foce dei fiumi Uniti, dove ogni anno si costruiva il cosiddetto cavedone di marina. Il cavedone è una piccola diga in terra. Nel 1906 il conte Rasponi delle Teste si fece promotore del progetto di costruzione in questo luogo di una diga fissa in ferro e cemento armato. Nel 1910 fu resa operativa, ma qualche anno dopo, 1928, crollò durante una piena. Nel 1932 il governo avviò la sua ricostruzione, utile a garantire anche il fabbisogno idrico del vicino zuccherificio di Classe. I lavori terminarono nel 1935, dando vita alla struttura della chiusa, così come è visibile ancora oggi. Contestualmente fu realizzata anche una casa di guardia, utile come base di appoggio per interventi di manutenzione.